Che era andata a messa a Pompei e c'era tanta gente, c'era un'aria così pesante. Comunque poi siamo tornati a casa e mia sorella si era da poco trasferita nella casa nuova e stavamo al primo piano. E a un certo punto papà ha detto il terremoto, il terremoto. E noi siamo corsi giù e c'era un albero di fico che andava avanti e indietro. Poi avevamo delle terre vuote a fianco. Determinante anche in quella circostanza però il ruolo di tutte le forze dell'ordine, dai volontari a tutto. Voglio spiegare, comunque avevamo della terra a fianco vuoti, tutta vuota, e a un certo punto sono iniziate a venire delle macchine con delle persone. Poi sono arrivati i carabinieri, tutte le protezioni civili, e portavano da mangiare, gli portavano il latte la mattina, e hanno fatto tipo un campo. Tutta questa gente, pure noi che stavamo vicini, pure noi abbiamo aiutato tante persone. Però carabinieri e forze dell'ordine e protezione civile sono arrivati in tanti a portare tutto questo corso, perché c'era questo campo vuoto e tutti con le macchine. Anche io comunque stavo in campagna con degli amici, ricordo che era un compleanno di un amico e stavamo lì a festeggiare da questo amico a piano terra. Comunque all'improvviso è venuto quello che è venuto e siamo scappati fuori all'abitazione. Anche io come la signora ho visto gli alberi che andavano a terra, si rialzavano, andavano a terra e si rialzavano. E poi il primo pensiero siamo corsi a casa a vedere come stavano i nostri genitori. I soccorsi allora arrivarono presto? I soccorsi, le persone che stavano in campagna non hanno visto i soccorsi sinceramente. I soccorsi sono arrivati, diciamo sì, nelle città, nei paesi importanti, ma nelle campagne, come sempre, sono stati trascurati. A Nocera Inferiore da noi abbiamo avuto danni ingenti con parecchi morti. C'è stato un palazzo che è crollato totalmente e ha fatto la bellezza di 12 morti solo in questo palazzo. Quello che ricordiamo noi è che quella sera un clima caldo, tranquillo, torrido. A un certo punto alle 7:23 di sera c'è stata poi questa scossa grandissima seguita da tante altre scosse. Noi nel palazzo cercammo di scendere, però la porta non si apriva e quindi rimanemmo dentro per qualche istante. Dopo che si ruppe la porta e riuscimmo ad uscire io e mia moglie e corremmo per le scale. Arrivammo giù tutti quanti, tornate sotto, mettetevi a largo, mettetevi nel piazzale perché potrebbe anche cadere il palazzo. E tutti quanti noi in pigiama, in cose, ci mettemmo là. E poi abbiamo poi sentito... È stato un modo però per noi sopravvissuti a quel terremoto del 1980 per rimboccarci le maniche e andare avanti. La ricostruzione è stata importante, ha fortificato questo popolo. Sì, certamente, anche se c'è stato molto molto rilento in tutte quelle cose che sono state fatte, lo sappiamo, ancora oggi siamo, gente stanno ancora nei prefabbricati, nelle cose, quindi diciamo come sempre, sempre con un po' di lentezza.